degli operatori, ma che deve trovare limite nel rifiuto reiterato e nuovamente espresso, nel rifiuto cosciente. Lì trovo il limite, limite che non cessa a venir meno della coscienza, perché altrimenti andremo nel, a estorcere in un'azione fraudolenta che vede che cosa? Dove dice vabbè, ora siamo a 5, tra poco si fa a 4, siamo ai limiti, ora grave di ipossia, allora non è cosciente, reputo che in questo momento ci sia un consenso implicito, no signore? Perché questo soggetto è incosciente per aver rifiutato la terapia e quindi il suo stato di incoscienza è la prova provata della sua volontà, è la prova massima della sua volontà. Quindi c'è un grave gap logico, una gravissima aporia di pensiero e una ingiustificabile, ecco, mi ritorna qua, coscienza e coscienza. Questo voleva dire il professor Moriani quando diceva la coscienza e coscienza, ma di chi? Non devo azionare quel principio in scienza e coscienza, perché significa arbitrio. No, arbitrio non è possibile. Quindi anche quando il paziente che ha rifiutato una, due, tre volte e proprio a causa del rifiuto arriva allo stato di incoscienza, lì non possiamo dire ora è cambiato tutto, presumo che lui ora che è incosciente voglia essere trasfuso. Questo è, se ci sono osservazioni, altrimenti passiamo agli altri tre articoli. Prego. Si presenta. Ho detto Bordegni, io sono un ostetico, ma siccome lavoro anche in pronto soccorso, volevo un chiarimento, questo non ho ben capito cosa sia stato detto. Se io mi trovo in un'emergenza di pronto soccorso, in cui non ho nessuna altra possibilità che fare un'emotrasfusione a un testimone di Geova, non gliela faccio perché questo la rifiuto, io devo rispettare questo rifiuto, e questo paziente muore, cosa mi può succedere dal punto di vista penale, dal punto di vista legale? Io ringrazio il collega perché la domanda è fortemente esemplificativa della situazione. Questo è il classico caso di medicina difensiva, cioè io mi rapporto con il paziente esclusivamente, cioè il mio rapporto è quello di fare un qualcosa a ciò che non me ne succeda un altro. Quindi cosa devo fare per non incorrere? Cosa devo fare per vivere tranquillamente, per esercitare? Non è assolutamente una posizione condivisibile, non è la posizione di cui intende la propria professione come attività professionale eticamente improntata e deontologicamente valutata e ispirata a valori deontologici, ispirata al bene del paziente. Qui siamo ispirati alla nostra tranquillità. Cosa si deve fare? Se la situazione legislativa fosse così chiara da poter rispondere in modo esaustivo, e ci proverò, non è che mi voglio sottrarre alla domanda, però mi corre l'obbligo di dire che se siamo qui a rifletterci con un filosofo, con bioeticisti, con giuristi, significa che il legislatore ancora non si è espresso, non solo. Significa che dai principi generali e dalle norme codicistiche non è desumibile un comportamento univoco. Ovvero, per essere più chiaro, non posso rispondere cosa mi succede, io posso dire cosa è più probabile che le succeda. E poi però posso rispondere prima, le posso rispondere come dovrebbe essere un corretto comportamento etico e deontologico, che è la base, perché laddove la norma giuridica non arriva a disciplinare, il medico è solo, con la propria coscienza. E attenzione, che anche se succede qualcosa, riferire al giudice un comportamento eticamente improntato e socialmente condiviso fa riflettere il giudice e fa cambiare la giurisprudenza. Certo, non posso chiedere al medico di sottoporsi a un procedimento penale per far cambiare la giurisprudenza, ma non gli posso nemmeno dire che non rischia un procedimento disciplinare o penale il medico che si comporta in un modo anziché in un altro.
ma posso dire che in ambedue i comportamenti, cioè traspondere o non traspondere, sono a rischio di incriminazione penale. Quindi la situazione giudiziaria, non giuridica, che giuridica è già abbastanza chiara, l'ha espressa la dottoressa Fiori. I trattamenti sono leciti quando sono volontari. Ergo, è un semplice sillogismo: se non sono volontari, non sono leciti. Quindi, dal punto di vista giuridico, il giurista, il medico legale, sa come rispondere. Ma non si teme di infrangere i principi giuridici in medico. Il medico teme, come ha espresso il collega, che gli si azioni contro un procedimento penale. Però stia attento questo stesso medico, perché da un lato può essere incriminato, penso non più, francamente penso non più, non ci sono più dati giurisprudenziali in questo, però non so se il giudice di 70 anni che ancora non si decide ad andare in pensione possa aprire un procedimento, ma per carità, non lo escludo. Avrei un pochino più paura, proprio ragionando in termini difensivi, in termini egoistici, in termini non propriamente elevati, avrei un pochino più paura che mi si condannasse per l'articolo 610 per violenza privata. Questo sì. Quindi, perché ci stiamo cercando di dare un articolato che poi non ha assolutamente valore cogente, perché uno si può comportare come abbiamo scritto qui, l'altro un altro, perché la responsabilità è sua. Ma stiamo dando proprio perché c'è questa insicurezza. Se fosse possibile rispondere a questa domanda, si deve fare così, allora che dov'è il problema? E perché fare 3 anni di lavoro e 5 giornate e fare un documento? No, uno lo chiede, telefona al medico legale, come si fa? Come si fa l'aborto dopo i 180 giorni? Non si può fare, si sa. Questo non c'è in questa situazione. Come pure, per esempio, si può affittare l'utero? Non si sa. Un giudice di Roma avrà detto di sì. Ma non sappiamo mai. Sappiamo che un giudice ha detto di sì. Sappiamo che un pretore di Roma ha condannato un medico che ha fatto una trasfusione. Ha assolto un medico che non ha fatto la trasfusione. Non è che possiamo rispondere alla domanda. Quello che possiamo dire è che il principio giuridico, i principi costituzionali, i principi deontologici e i principi etici, direi 4 basi fondamentali per essere medico, per fare bene un medico, per essere un medico nel senso in cui forse si può quel medico può riprendere la stima e il ruolo sociale che aveva un tempo, che oggi l'ha perso, forse proprio a questa medicina difensiva, e si sa cosa deve fare, deve rispettare il paziente. Voglio dire di più, ammettiamo che la legge dica che si deve traspondere per forza. Allora è chiaro che il 99% dei medici trasponde, se lo dicesse la legge, ma si comporterebbe eticamente? Prendiamo un pochino l'esempio della trasfusione. Prendiamo l'esempio, un esempio storico, per esempio le tragiche vicende che sono forse a un altro credo religioso, gli ebrei. Gli esperimenti sugli ebrei, gli esperimenti erano legittimi, c'erano delle leggi che favorivano. Forse che quei medici poi non sono stati puniti e processati, anche se la legge gli consentiva di praticare certi esperimenti, di mutilare delle persone. Allora, siamo sicuri che tutti noi siamo disponibili, oppure che la nostra etica professionale debba essere succube della norma giuridica? O la norma deve trovare un muro e un confine nell'etica medica? Il ministro, il legislatore non ci può obbligare a certe cose, perché vanno contro la nostra convinzione morale professionale. Quindi il problema sono i problemi etici. Noi dovremmo fare 250.000 leggi l'anno per risolvere tutti i problemi che si pongono nella professione medica. Quello che è più importante è invece crearsi un criterio di individuazione, fornirsi, come ci forniamo di criteri tecnici, scientifici, come i chirurghi poi ci diranno le innovazioni, come andiamo a imparare anche il ragionamento etico, l'individuazione dei conflitti e cercare di risolvere, perché una cosa è sicura, che al di là di tutte le leggi, al di là e anche quando ci sono, e
nello statuire, nello stabilire un comportamento che dobbiamo stabilire, perché quando se io ho il paziente lì davanti, qualcosa devo fare. Ecco, se io imparo a individuare il problema e a risolverlo senza aspettare che qualcuno me lo dica, sicuramente avremo fatto un passo in avanti.